Arrivano segnali di rallentamento dell'export aghetino nei primi 9 mesi dell'anno, un rallentamento che riguarda in generale l'economia mondiale. Il valore delle esportazioni della provincia di Arezzo è diminuito di oltre 40 milioni di euro, meno 0,8% in termini percentuali, rispetto allo stesso periodo del 2017, attestandosi a circa 4,785 miliardi di euro. Il saldo commerciale resta ampiamente positivo, circa 1,6 miliardi, ma in riduzione rispetto agli anni più recenti. È stato a causa del risultato negativo del terzo trimestre, meno 6,9%, che il parziale dell'export da inizio anno è passato in negativo, visto che fino al primo semestre la variazione era caratterizzata da un moderato segno positivo. Il bilancio dei metalli preziosi continua ad essere caratterizzato dal segno positivo, più 4,8%, anche se in questo caso il terzo trimestre è stato tutt'altro che positivo, meno 7,8%. Si tratta di una brusca inversione di tendenza. Il confronto con gli altri due distretti orefi nazionali mostra che il polo di Arezzo ha tenuto meglio degli altri due. Vicenza presenta infatti una contrazione del 4,8% insieme ad Alessandria, che cede il 2,7%. Utilizzando i principali mercati di riferimento dell'export orafo aretino, sono gli Emirati Arabi Uniti, meno 17,9%, insieme agli Stati Uniti e Turchia, i paesi di destinazione che stanno soffrendo. Per fortuna alcuni mercati come Hong Kong, Francia, Panama e Libano con la loro crescita hanno spinto l'export aretino. Il comparto della moda presenta anche nel terzo trimestre una variazione di segno negativo piuttosto critica, meno 21,9%, che porta il parziale dei primi 9 mesi al meno 18,7%. Ci sono però anche settori in crescita. I prodotti chimici più 8,9%, quelli farmaceutici più 39,4%, le apparecchiature elettriche più 2%, i mezzi di trasporto più 13,6%.